mister, una domanda che forse la gente si sta facendo, non soltanto in Italia. La prima è: che faccia avrà la squadra, il Napoli di Conte, che impronta vuole avere? E la seconda è se il mercato sudamericano le interessa, anche perché lo storico della costruzione del Napoli passa molto per calciatori sudamericani. Grazie. Ma la faccia, avevo una faccia incazzata, questo deve essere chiaro, perché veniamo comunque da un'annata in cui tante cose non sono andate per il verso giusto e quindi dovremmo avere veramente una faccia arrabbiata, trasferire questa voglia di rivalsa in campo sotto tutti i punti di vista, ecco, a livello calcistico, a livello comportamentale. Poi per quello che riguarda il discorso del mercato, cercheremo di fare al di là Sud America, Africa o Asia, cercheremo di fare le cose migliori per non sbagliare e far arrivare qui comunque dei calciatori che possano migliorare la rosa. Vai Guido. Abbiamo un medico. La prima domanda al mister: il Napoli è una realtà molto difficile. Come hai una strategia, un piano per raggiungere i tuoi obiettivi da subito con questo club? E una domanda anche al presidente. Le domande sono solo per l'allenatore Conte. Ah. Grazie. Ma sai, Napoli è una piazza importante. È una piazza passionale, sarà sempre passionale, era passionale, è passionale, rimarrà passionale al di là dei calciatori, degli allenatori o delle proprietà. Quindi c'è questa peculiarità in questa città che è, ripeto, una grande peculiarità, la passione per il calcio, la passione per la propria squadra. Da parte nostra, ripeto, quello che dovremmo fare è cercare proprio di alimentare questa passione, perché la passione c'è già. Per noi questa passione deve essere una responsabilità, e cercare di alimentarla ancora di più. Ecco, qui c'è un grande fuoco, magari, ecco, farlo diventare ancora più alto, tutti insieme, per cercare poi di raggiungere i nostri obiettivi. Ringraziamo per la domanda. Volevo chiedermi, alla luce del fatto che in America, ma un po' in tutto il mondo, i napoletani sono tanti, ancora più tifosi del Napoli, che si sono innamorati ancora di più in queste ultime stagioni di questa piazza. Volevo chiederle se ha una promessa da poter fare loro. È chiaro che promettere di vincere è impossibile, però si può promettere magari un calcio offensivo, spregiudicato, o comunque un certo tipo di atteggiamento che lei ha sempre dimostrato nelle sue precedenti squadre. Volevo chiederle un po' quale sarà l'identità, appunto, che lei chiede al suo Napoli. Grazie. Io quello che posso promettere sicuramente è serietà, che è una parola che spesso e volentieri viene un po' sottovalutata. La serietà nel dare tutto per il Napoli, nel trasmettere quello che la mia cultura a livello lavorativo, nel trasmettere quella che è la mia mentalità, nel trasmettere sicuramente le mie idee calcistiche. L'obiettivo, penso, per un allenatore, al di là del fatto di riuscire poi a primeggiare, a riuscire poi a fine stagione, come dico io, a scrivere la storia, è quello comunque di rendere orgogliosi i propri calciatori, i propri tifosi. Perché io penso che alla fine il tifoso deve riconoscersi nella propria squadra. Io penso che il nostro obiettivo massimo sia quello di rendere il tifoso veramente orgoglioso della squadra, della sua squadra, dei suoi calciatori, dell'impegno profuso, del calcio giocato. Quando si parla sempre di maglia sudata, sapete benissimo che nel calcio c'è la vittoria così come c'è la sconfitta, però non ci deve essere l'attenuante
nel caso della sconfitta, di non aver dato il massimo. Io quello che posso promettere ai nostri tifosi è quello che daremo il massimo, daremo più del massimo, perché a volte il massimo non basta. Quindi grande serietà sotto tutti i punti di vista. Io questo mi sento di dire e di impegnarmi. Bene, grazie.